Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Katia Andrizzi e questo è il mio canale Camperando per il Mondo con Attila il Vagabondo. Praticamente costa più parcheggiare. Ecco, siamo alla fiera del camper appunto. Riprendo lì, così riprendo noi. Come dicevo prima, ci è costato più il parcheggio del camper, 10 euro, ma macchina o camper costa uguale. E l'entrata 8 euro perché siamo venuti di lunedì, se fossimo entrati di domenica 10 euro. Il letto in questo camper. Intanto vi ricordo, per chi non l'avete ancora fatto, di iscriversi al canale, se vi piace il video di mettere un like, grazie. Come dico sempre, a voi non costa proprio nulla e a noi fa tanto. Tira giù il letto. È come il nostro. Sì. Però va su, toglie spazio nuovo. E di fronte al bagno che si chiude poi tutta la zona a notte con la porta. Veramente quello mi ha risposto a me che ho detto di che carini i tre cagnolini tutti lì che passeggino. Il pullman dei cani. E dopo esserci nutrita dov'era? Padiglione numero 5. Jotty Line, eh? Alla fine si ripetono. Chiudilo. Hai quei mobiletti là sopra che sono comunque meno. No, no, non è compreso. Pensavano che Attila fosse compreso con il campo. Addirittura i gradini ripostiglio. Perché sono più alti. Che sotto sono belli. Ma però non capisco una cosa. Ah, ma aspetta, la doccia di qua. Loro fanno prima di prendere. Sì, ma perché hanno dei prezzi una volta erano con il tutto niente. Sì, diciamo che quello, cioè, quello che abbiamo visto di là non si è tratto con i sedili che si giravano. E lo spazio era diverso da più bello. Sì. Sì, questo è proprio più. Quei letti staccati, sì. Singoli che. Sì.
Sì, ma quello è un pullman. Qui scopriremo che ci va l'appuntamento addirittura per andare a guardare sopra, e la macchina, come scopriremo dopo, non è compresa nel prezzo, nonostante il prezzo elevato. Ci vuole l'appuntamento per vedere questo? Non ci credo. E vabbè, andiamo a vedere. Accontentiamoci di filmarlo da fuori. Pullman proprio. Modica cifra di 414 euro e la macchina a parte, pensate che la macchina sia compresa. Apri? Sì, è brutto il tipo di legno anche, perché se questo si rovina. Anche questo si girano i sedili. Sì, questo è fatto come vuoi tu, con la mansarda sopra e i sedili girevoli sotto. Beh, arriva il vettore, però anche qua c'è solo un... Ma che peccato, perché... Però se ci monti il clima... Nemmeno una finestra, si soffre di claustrofobia là sopra. Il tavolino, diciamo, questo non è proprio bello, cambiato molto. Questo c'è un tavolino, cambiato molto. Qua il bagno, bello anche il bagno. Sono i mobili quelli che appena sbatti rimane subito caricato. No, beh, questo, e qua? No, questo è... Ah, vedi il letto qua è tirato su, sì. Così? Sì. Il frigo. La cucina. Sì, qua è tirato proprio su così. E così è tutto lo spazio 91 e 4, perché c'è tutto quel pacchetto lì da 7.700 euro. Fai vedere? Ma non mi fa impazzire. Sì, è un pochino più aperto. Sì, è più aperto questo con la doccia qua. Sì, il problema è che non ha senso. Carina anche la doccia. Non ha senso questo. Perché se mi tirato su questo, c'è la camera in fondo, ma qua davanti non c'è più la camera. Ah, quello l'ho ripreso, figurati. Pure con la macchina, ho detto la macchina non è in omaggio, perché poi... sempre il letto anche sopra. Ok, per la modica cifra di quanto costa questo? Questo camper? 65, come fossero bruscolette. Thank you.
Toccano. Non durano una settimana. Toccano tutti, bisogna vedere anche capito, come toccano. Tutti, però, dovrebbero possono durare. Toccare tutti. Cioè, stiamo parlando di una di neanche di 3 giorni che è aperta stasera. Vai. Modica cifra di 74 e mezzo. Ok. Ah, ma anche lui sta andando qui. Sì, ma è la nostra maniera. Si stava conoscendo. Ma che c'è? Hello! Mamma, di qua. Letto qua. E doccia qua. Apriamo la porta e qua c'è la zona. Col letto sempre su. 157. Ma anche su base Mercedes, già solo il furgone di base costa molto. Da fuori di questo che abbiamo appena visto dentro. Bene, 157.750. Voglio solo un lotto dentro. Questa è una. Cioè, non l'ho detto via, ma figa. Ah, guarda, qua il bagno, tiri sul lavandino. Cioè, tiri questi 3 letti qua, fai un armadione. Questo è attaccato. Non ricordo che a c'erano quelli con questo. È vero. Questa qua cosa c'è? Solo... è per Attila, quella lì è per Attila. Amore, che piccola, questo è per i bimbi.
8600, qua cosa c'è? Sempre il letto. Di filtraggio dell'acqua, cosa vuol dire? Questa cosa la devo capire. Allora, questa prima parte del video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete ancora iscritti fatelo subito perché fa bene alla salute. E nel prossimo video ci saranno altri camper, poi tutti gli accessori. Vi saluto, ciao, alla prossima.